Ciao a tutti, sono Luca Ceria, docente della Federazione Italiana Fitness per quanto riguarda il settore dell'allenamento funzionale e della preparazione atletica. Oggi vi presento una particolare attrezzatura che è l'agility ladder o la scaletta orizzontale, che risulta estremamente importante per quanto riguarda l'allenamento della coordinazione oculopodalica e oculomanuale. È un'attrezzatura estremamente semplice, potete farvela anche da a casa, che grazie alla sua versatilità può essere utilizzata sia in ambiente interno ossia in ambiente esterno, in quanto chiusa risulta realmente poco ingombrante. Le mie proposte di lavoro saranno sia in posizione eretta, per quanto riguarda appunto gli appoggi dei piedi e la coordinazione oculopodalica, o in posizione prona per quanto riguarda appunto l'appoggio delle mani e la coordinazione oculomanuale. Le proposte che vi andrò a spiegare, insomma, a far vedere a livello coordinativo sono estremamente medio-basse, quindi preferirei partire dalle proposte relativamente semplici e applicabili a qualsiasi persona. Sulla scaletta orizzontale posso sviluppare le capacità di forza veloce, posso sviluppare le capacità di forza resistente e posso sviluppare le capacità di reazione, sia a stimoli anche visivi che a stimoli uditivi. Gli esercizi da me proposti oggi saranno di tre tipologie, in base al rapporto della mia figura sulla scaletta. Fronte alla scaletta, lato alla scaletta o spalle alla scaletta. La mia idea sarà quella di andare ad eseguire dei lavori in appoggio podalico in andata e delle proposte di lavoro in appoggio sulle mani al ritorno. Sia l'appoggio dei piedi e sia l'appoggio delle mani sarà esattamente equivalente. Partiamo da una cosa molto semplice, che sono gli appoggi singoli, vuol dire un piede all'interno di ogni spazio. Vado in quadrupedia e eseguo la stessa cosa sulle mani. Seconda proposta di lavoro è un doppio appoggio. Nella stessa struttura andrò ad eseguire un doppio appoggio sulle mani. La terza proposta di lavoro sarà l'esecuzione di un monoskip, quindi sempre fronte alla scaletta in andata, e un monoskip in ritorno, in quanto il nostro lavoro sarà asimmetrico. Stessa tipologia di lavoro, andrò sulle mani. L'altra proposta di lavoro è sempre fronte alla scaletta, ma un lavoro di appoggio doppio sulla lateralità. Usiamo la stessa struttura di lavoro per andare in appoggio sulle mani. Proposte di lavoro successive riguardano questa volta la posizione di lateralità rispetto alla mia figura sulla scaletta. Partirò con un'esecuzione di balzi a piedi pari,
leggermente divaricati. La possibilità di eseguirlo anche dall'altra parte, in modo che anche l'altra alternanza, l'altro piede, risulti all'interno della scaletta. L'esecuzione sulle mani sarà un pochettino più difficile, perché consisterà in una fase pliometrica. Nello stesso modo lo eseguirò al ritorno. Può essere eseguito più o meno veloce. Sempre lato alla scaletta e sempre su un condizionamento in fase pliometrica, quindi dei balzi sia sugli arti inferiori che superiori, andrò ad eseguire dei balzi laterali di ingresso all'interno della scaletta, di ritorno fuori dalla scaletta, di avanzamento fuori dalla scaletta e di ritorno all'interno della scaletta. Per avere la giusta lateralità andiamo ad eseguire nello stesso modo anche dall'altra parte. Nello stesso modo con le mani. Sarà lo stesso anche sul ritorno. Le ultime due proposte che vi faccio, sempre su un livello medio di difficoltà di reazione oculopodalica e oculomanuale, sarà quello in cui io mi vado a posizionare con la scaletta dietro di me. L'idea sarà quella di andare ad eseguire una calciata in mono, in arretramento, avendo la gamba di riferimento, quindi della lateralità, magari mi metto da questa parte così lo vedete meglio, all'interno degli spazi. Nello stesso modo andrò a lavorare sulla lateralità sinistra. Ultima proposta di lavoro, sempre a spalle alla scaletta, sarà una metodologia di lavoro a balzi, in cui guadagnerò spazio sulla scaletta eseguendo due balzi indietro e ritornerò su uno in balzo avanti, per rendere un pochettino più lungo il lavoro. 1, 2, avanti, 1, 2, avanti e così via. L'idea sarebbe la stessa cosa sulle mani. 1, 2, avanti. La tipologia di lavoro che abbiamo appena eseguito è stato il tentativo di andare a creare un condizionamento sul ritmo e sulla forza veloce. Nessuno mi vieta, aumentando le ripetizioni, sia in piedi che a terra, di andare a toccare la componente della forza resistente. Buon lavoro.